Ogni ritiro, anche se breve, è sempre l'occasione con cui il Signore desidera, ama convincerci che noi per Lui siamo l'unica cosa che occupa i Suoi pensieri. Papa Francesco direbbe il sogno di Dio. Ma anche per tranquillizzare il nostro cuore, ricordandoci che non è venuto per essere servito, ma per servire. Essere cioè colui avendo fiducia nel quale la nostra umanità fiorisce, si impara ad amare la vita, si impara continuamente a stupirsi di fronte al miracolo dell'esistenza. Questo è lo scopo del ritiro. E ricevendo il piacevole invito da Don Marco a condividere con voi questo tempo, si poneva il problema della scelta. La pietra scartata dai costruttori, testata d'angolo, tutto rimanda all'edificazione, ma soprattutto alla dimora. Si costruisce per abitare, e abitare è il simbolo della vita pacificata. Nella casa ci sono gli affetti, nella casa c'è il rifugio sicuro, nella casa è custodita la mia identità, nella casa posso imparare che cos'è la relazione, che cos'è la carità, che cos'è la preghiera. Ma la casa di cui parla il Signore non è prima di tutto un impegno, è un dono e ha un nome, è la Chiesa. La Chiesa è la casa che Dio ha creato perché ognuno impari ad amare. E amando anche se stesso, impari ad avere una vita pacificata, non consegnata alla tristezza, non consegnata all'oppressione, una vita degnamente umana. E penserei di fare così, seguendo anche un po' gli inviti frequenti di Papa Francesco e anche di Papa Benedetto, costruire, o meglio articolare, su tre momenti la nostra riflessione. Su tre parole: contemplare, godere, donare. Sono le tre caratteristiche della Chiesa. Contemplare. Prenderei come riferimento il celebre episodio delle nozze di Cana. Perché vi è un particolare che non viene quasi mai ricordato. Fissati come si è sul miracolo, si dimentica che Giovanni ha insistito su un fatto. I discepoli, quindi che rappresentano un po' tutti i convocati a godere, tutti quelli che vengono chiamati alla festa, cioè anche noi, compaiono alla fine. E in tutto lo svolgimento del fatto non devono fare nulla. Anzi, solo alla fine di essi si dice: quei discepoli videro la sua gloria e credettero in lui. E poiché in Giovanni credere è sinonimo di gioia, videro, contemplarono, si rallegrarono. Esattamente come Luca attribuì ai magi: videro la stella e furono pieni di una grande gioia. La Chiesa è il luogo dove si sperimenta la gioia della amicizia, della compagnia, della presenza di Dio. Pertanto, di fronte alla Chiesa, la prima cosa da fare è contemplare, perché la Chiesa è un dono. Il primo atto, senza del quale tutto il resto perde di significato, non è fare, è stupirsi. Senza lo stupore di fronte al dono di Dio, non è possibile comprendere nulla di ciò che Dio ha fatto. E probabilmente tante stanchezze della fede, tanti momenti in cui la nostra fede sembra non essere più così luminosa, anche così piena di colore, dipendono da un difetto di stupore e di contemplazione. Perché questa è la caratteristica dei doni di Dio. Sorprendono, perché sono gratuiti. Sono doni che sorprendono e riscaldano il cuore, perché
nascono da una libertà. Quando io ricevo un dono da Dio, il Signore non mi dice mai «te lo dono perché sei bravo», dice piuttosto «è perché te lo dono che potrai diventare bravo», dove bravo significa uomo in pace, uomo di carità, uomo della letizia. Tornando al racconto delle nozze di Cana, Giovanni opera un particolare ancora. Nomina prima Maria di Gesù. È improbabile che un apostolo così profondo e attento abbia dimenticato la giusta gerarchia delle importanze. Lo fa intenzionalmente per dire ai suoi lettori: concentratevi sulla Madre di Dio, perché è in essa che contemplerete il dono di Dio. Che cosa accade, infatti? Un matrimonio senza vino è un matrimonio senza festa, e un matrimonio senza festa è l'immagine della solitudine dell'uomo. L'uomo non è creato per essere solo. L'uomo è stato creato per la festa, cioè per la gioia stabile, quella di cui Gesù dice: non come il mondo, io la do a voi. Nel mondo è provvisoria, con me è stabile. Ebbene, questa madre, che è proprio la bellezza della Chiesa, la realtà del dono, ha una caratteristica. Sente il bisogno dei suoi figli. La Chiesa ci è data prima di tutto come la sensibilità di tutto ciò che abita nel nostro cuore, che si trasforma davanti a Dio in preghiera. Infatti Maria non dice «è finito il vino», dice «non hanno più vino». È lei che prima di loro sente quel disagio di quella giovane coppia e la trasforma in preghiera. Ecco il primo dono, ecco il primo effetto della pietra angolare: avere una chiesa nella quale le nostre attese, i nostri desideri, le nostre preghiere, ma anche le nostre lacrime, le nostre sofferenze sono raccolte e pregate davanti alla misericordia di Dio. Poi un altro invito a questa madre. Dice: fate quello che lui vi dice. O meglio, qualunque cosa vi dica, questa sarebbe l'esatta traduzione, voi fatela. Chi è la Chiesa? La nostra casa, gli effetti della pietra angolare. È la Chiesa credente. Maria, contrariamente a quanto forse abbiamo pensato, non è quella che sapeva in anteprima che Gesù avrebbe fatto il miracolo. No, Maria è la credente. È colei che crede talmente nella bontà di Dio che è sicura che ogni cosa buona che si chieda venga esaudita, realizzando così la parola del Signore: chiedete cose buone e sarete esauditi, chiedete e sarà dato a voi. Se voi che siete cattivi riuscite ogni tanto a dare cose buone ai vostri figli, ma quanto più Dio, che è Padre, il cui cuore è abitato dal solo desiderio di rallegrarvi, non vi precederà con i suoi doni e con la sua misericordia. Maria è la credente e i servi, cioè tutti noi, siamo invitati a entrare nella sua fede. E poi c'è una terza caratteristica per la nostra contemplazione oggi, dopo la sensibilità che si fa preghiera. Non siamo mai soli. Anche quando il tuo cuore non ce la facesse a pregare, c'è Madre Chiesa che sta pregando il tuo dolore. Secondo, questa fede credente che ci avvolge, e anche quando non fossimo capaci noi di elevare una preghiera e di avere fede, vivere dentro la Chiesa, non staccarsi dalla Chiesa, amare la Chiesa, ci pone nella condizione di tornare ad essere credenti. Terzo, l'abbondanza. La casa, effetto della pietra angolare, è la casa dell'abbondanza, perché quel vino che sgorga ha una quantità industriale. Simpatico il commento di un padre della Chiesa: ma l'hanno bevuto tutto quel vino? Risposta: no, stiamo continuando anche noi a berne ancora.
proprio per dire questo, che ciò che è avvenuto tra il Signore Gesù e sua madre è un'abbondanza destinata a non finire più, che trova la sua forma più bella nell'Eucaristia, in quello che stiamo celebrando. E perché questa abbondanza? Ma perché l'uomo è uno specialista se si tratta degli impoverimenti, ma Dio è lo specialista quando si tratta della ricchezza. Ricco non solo di misericordia, ricco di umanità. Mai la mia vita è così a rischio quando la penso e la progetto io. Mai la mia vita è così assicurata quando la butto nel cuore di Dio. Allora ecco la nostra contemplazione oggi. La Chiesa, la casa, la pietra angolare nei suoi effetti, è il luogo dell'abbondanza, è il luogo della garanzia, è il luogo della preghiera, è il luogo del nutrimento. Amare la Chiesa è amare se stessi. Vivere distaccati dalla Chiesa è condannare se stessi a dover continuamente riconoscere il vino della letizia sta finendo. Vorrei concludere con un'espressione di Papa Francesco. Papa Francesco è realista, non nasconde, meno ancora tace, i disagi, i bisogni, i ritardi della Chiesa. Eppure ripete sempre, sebbene ascoltiamo le sue parole, la Chiesa è una casa dalle porte aperte. E dunque non c'è orario e meno ancora non si richiede nulla se non il desiderio di entrare, perché solo dentro la Chiesa impareremo anche ciò che va desiderato. Ospedale da campo vuol dire non ti si guarda per quello che sei, si vedono solo le tue ferite, non avere paura, entra. Chiesa in uscita vuol dire una Chiesa che non aspetta che tu entri, ma essa stessa, e lo vedremo nell'ultimo giorno, sarà l'abbraccio di Dio sulle tue ferite, sul tuo dolore. Concludo. Contemplare. Contemplare non significa guardare. Contemplare non significa osservare in modo distaccato, in modo passivo. Contemplare, come dice la parola, cum templo, vuol dire divento una cosa sola con il luogo che abito. Entrare nella Chiesa, diventare una cosa sola con la Chiesa, significa portare me stesso nella zona dell'abbondanza. Ecco perché la mancanza di contemplazione si traduce sempre in mancanza di azione. La gioia del dono, la gratuità del dono è la condizione dell'efficacia del dono, perché i doni di Dio hanno una caratteristica. Mentre vengono dati, mentre vengono consegnati, creano nel cuore di chi li riceve il desiderio non solo di essere goduti, ma anche che tutti possano godere di quel dono. Le debolezze della missione sono debolezze della contemplazione. Per questo era necessario oggi ripartire proprio da questo atteggiamento fondamentale della vita cristiana, per aprire il nostro cuore e più ancora il nostro cammino al godimento e alla missione.